Oh ragazzi, shh, penso di aver trovato la tana del giangisauro, eh. Ve la faccio vedere, guarda, 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 guarda. Vedi quei buchi? Guarda. Secondo me là dentro c'è il giangisauro. Cazzarola, t'ho trovato! Ciao rockers, come state? Veramente bene? Bentornati nel canale e benvenuti a questo video tag. Sono stato taggato da Giangi, che saluto tantissimo, 2 mesetti fa già, però come sapete veramente bene io e il tempo ci abbiamo grossa crisi, cioè non andiamo brente d'accordo, ci abbiamo un attimino di problema. Quindi adesso farò questo video rispondendo a 10 domande in cui cercherete di capire veramente bene il fenomeno Malicious Cat. Innanzitutto, dove sono, ragazzi? Sono in montagna, come potete vedere veramente bene. Sono in bilico, vi volevo far vedere una cosa. Volevo far vedere una cosa se riesco, ragazzi. Guardate un po' là sotto. Guardate là. Tacci vostri, guardate quello. Tu come la vedi? Che se cado qui mi scasso tutto. Va bene, ragazzi, cerchiamo di stare attenti, di non fare troppo burdello. Con alle spalle la tana del giangisauro. Innanzitutto appunto saluto Giangi, ma saluto anche, ne approfitto, Svideo Game, Tati HD, Price the Irish e tutti gli amici con i quali abbiamo fatto il fantastico raduno a Bologna. Non sapete cos'è il raduno a Bologna? In che senso? Raduno YouTubers, what the fuck, man, non lo sai? Vabbè dai, tanto poi te lo spiego, vai a cercare il video, ferma tu, ferma questo, fermalo, fermalo. Così, mi hai fermato? Zoomalo, ridaglielo, ripialo, mettilo in pausa. Bravo, vai sotto, cerca il video raduno Bologna. Vedi che ne facciamo uno anche a Milano, a metà luglio, credo. Adesso poi veniamo nelle conferme. Tenetevi aggiornati, state in campana. Altra cosa che vi volevo dire, vi chiedo scusa se l'audio sarà un po' non andrà veramente bene, sarà un po' perché questo? Perché innanzitutto, come potete vedere, c'ho l'hashtag a diritto. C'ho l'hashtag, c'ho l'hashtag. C'ho l'asta e quindi praticamente la GoPro è dentro il case, quindi praticamente l'audio non si sentirà già un po' ovattato. In più forse c'è un po' di vento, già ho cercato un posto che non sia troppo ventoso. Dovete ancora aspettare un attimo, ho già ordinato questo benedetto microfono applicabile all'esterno senza il case, con anche il peletti, il upilu, praticamente fa sì che non si senta il fuggio, tutte queste merdate qua. E andiamo a rispondere a queste domande, se ci vedo veramente, qualcuno non vedo un cazzo. Sono appunto 10 domande alle quali bisogna rispondere. Vabbè dai, va. L'avete capito, no? La prima domanda è: quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Beh, non lo so, tu come la vedi? Tu che stai guardando, tu come la vedi? Brante bene o come la vedi? Perché sei te che mi devi dire la sensazione che ti do, capito? In questo momento te posso far pena, te posso far ridere, te posso far piagne. Io personalmente cerco di fare nei video la miglior qualità possibile e immaginabile. Del resto non lo so, ragazzi. Ditemi voi che sensazione vi do. La domanda è mal posta, forse tu volevi sapere che ore sono. Va bene, andiamo avanti senza perdere tempo. Seconda domanda. E tu invece chi pensi di essere? Minchia, sono il più figo io. Beh, è chiaro che giustamente ognuno di noi pensa sempre veramente bene. Quindi, io penso di essere forse uno che avrebbe dovuto fare video prima, avrebbe dovuto ascoltare il desiderio che aveva già 9-10 anni fa. Chi penso di essere, non lo so, veramente bene. Sono 40 e più anni che me lo chiedo, quindi se me lo dici te mi fa un favore, guarda, perché se ascolti me veramente io penso che sono il più figo, altro che dell'immerdo, scusa, dell'immello e grandissimo e sti cazzi, so io il meglio. Terza domanda, dai, dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Adesso questa cosa un po' si è affievolita nel tempo, sono cambiate tante cose, però io sono sempre stato timido, ragazzi. Ebbene sì, tu come la vedi? Forse non ci credi veramente, però è così. Io sono sempre stato timidozzo, dalle mie parti si dice genà, nel senso che mi sono sempre un po', non dico vergognato, però certe cose magari ho sempre un po' esitato a farle. E tra l'altro devo essere sincero, tante occasioni in passato le ho perse proprio per questo aspetto del mio carattere. Beh, tu dirai, ma cacchio, però adesso fai video e tutto quanto. Negli anni si cambia, ragazzi, si cresce e gioco forza in certe situazioni. Bisogna anche un po' migliorarsi e sforzarsi di cambiare quello che io personalmente chiamo il proprio karma, quindi le proprie tendenze, le proprie abitudini, migliorarle quantomeno. Io questo aspetto ho cercato di migliorarlo e devo dire che fare video anche ogni volta, tipo adesso, è una sfida, io mi metto in gioco. Quarta domanda, dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Non lo
so se sembra incredibile o no, non lo so. Mi piace fare un cazzo, ragazzi, posso dirlo? Se posso faccio un cazzo, cioè proprio niente, sembrerebbe magari incredibile. E un'altra cosa che mi piace fare è dormire. Lo so che molti di voi conoscono, sanno che io commento spesso di notte, giro di notte, ma gioco forza anche lì, perché purtroppo registro anche i gameplay di notte. Come vedete, mi trovo spesso e volentieri a fare video fuori così, per un motivo ben preciso, perché comunque io a casa ho difficoltà ad avere spazi liberi, i bambini si portano via tutto, c'ho mia moglie che mi rompe i coglioni come tutte le mogli, credo, e quindi diventa difficile riuscire a trovare anche momenti liberi per poter fare video di questo genere senza bordelli e cose. Comunque sembrerebbe incredibile, ripeto, ma mi piace molto dormire e piace molto fare un cazzo. Non lo so voi come la vedete. Va bene, dai ragazzi, andiamo veloce perché si sta alzando il vento qua in montagna. Oggi, a dispetto che fa caldo, invece qua si sta veramente benino. Si sta alzando il vento e sicuramente darà fastidio all'audio, quindi andiamo veloce. Dici qualcosa che non ti piace fare ma che nessuno si aspetterebbe. Potrei dire che non mi piace fare il genitore. Mi piace ma non mi piace, nel senso che a dirla tutta non mi piace, perché è difficile, perché è veramente difficile fare il genitore. Io ho 3 figli e devo essere sincero, fare il genitore è il mestiere più difficile. Non mi piace neanche lavorare, se è solo per quello, però lavorare si impara a farlo, capito? E lo si fa perché lo devi fare. Il papà è veramente più difficile farlo, e anche lì lo fai perché lo devi fare. A differenza del lavoro, che se tu hai una formazione professionale o se tu hai studiato per fare qualcosa sicuramente te la puoi cavare, fare il genitore è imprevedibile, non sai veramente mai come va a finire. Credo che sia la cosa che meno mi piace fare e che probabilmente nessuno sospetterebbe, perché quando dici genitore, essere genitore è la cosa più bella della vita. Sì, tutto molto bello, tutto molto bello, e però non è facile, te lo dico, non è facile. Bene, andiamo avanti a bomba. Veloce veloce, dalle carci le orecchie. Sesta domanda: dici quali sono i tuoi valori nella vita. Credo che siano l'onestà la prima cosa, l'onestà in tutti i campi, sia quella di cercare di non mentire alle persone, piuttosto che quella intellettuale, piuttosto che quella proprio di vita, nel senso di essere una persona onesta che si comporta, diciamo, al meglio. Un altro valore molto importante sia il rispetto, perché comunque il rispetto è una cosa che manca molto in questa società moderna, e soprattutto me ne rendo conto manca tra gli esseri umani, rispetto che alle volte manca già solo perché uno ha un colore diverso della pelle o ha delle opinioni e dei pensieri diversi. Credo che il rispetto sia fondamentale e che si racchiuda benissimo in una frase che diceva Voltaire: non condivido la tua opinione, ma la rispetto. Un altro valore importante, che va un po' parallelo con l'onestà, credo sia la sincerità. Credo sia fondamentale che tra gli esseri umani ci sia più sincerità e più compassione, ma non compassione nel senso di pietà, ma la vera compassione, cioè quella dove comunque se tu sbagli io te lo dico, ma te lo dico perché ti voglio bene, non perché, che ne so, mi fai incazzare o perché sono geloso e quindi faccio finta di essere bravo ma in realtà lo dico per ferirti. Quindi insomma tutta una serie di meccanismi che dovrebbero cambiare nei rapporti tra le persone. So che tutto questo è abbastanza utopia, però personalmente nella mia vita cerco di portare avanti questi valori. Faccio fatica come tutti, sono un essere umano, non per niente, come ho detto, cerco di trasformare il mio karma ogni giorno migliorandomi. Allora andiamo avanti, settima domanda: raccontaci la tua giornata ideale. Ho visto molte persone parlare della propria giornata ideale, cioè quella di dire: ma vorrei fare questo, vorrei fare quello, cose che più o meno normalmente uno fa o che si potrebbero fare. La mia giornata ideale è proprio ideale, nel senso che non capiterà mai, perché va proprio completamente all'opposto. Io vi dico che vorrei svegliarmi all'ora che mi pare, andare a dormire all'ora che mi pare, non dover lavorare, non dover guardare nessun bambino, non avere nessuna donna alla quale rendere conto, non vorrei nessuno in mezzo ai coglioni. Questa sarebbe veramente la giornata ideale, che poi potrebbe essere che sto a dormire tutto il giorno, che vado, piglio la bici, vado a fare un giro, prendo la macchina, non lo so, qualunque stronzata, o semplicemente faccio nulla. Quella sarebbe la mia giornata ideale, non vincolata da tutto ciò alla quale adesso è vincolata. Questa è ideale, e se no, che te lo dicevo a fa? Damn son, where'd you find this? Andiamo avanti, ottava domanda: quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Lo sai che te dico? Te lo posso dire? Fatevi i cazzi vostri! Portacci tua! Beh, direi prima di tutto di non basarsi solo sull'apparenza, ma di cercare di approfondire. L'abito non fa il monaco, l'apparenza inganna. Magari, che vuol dire questo? Vuol dire qualcosa per voi? Allora cercate di ragionarci veramente bene sopra. Come dicono gli inglesi, put your brain in movement before then speak. Usa il cervello prima di parlare.
Bene, andiamo avanti, Rockers. Non a domanda perché stai su YouTube e quali sono state le tue vere motivazioni. Ma io questo l'ho già detto altre volte, io sto su YouTube, cioè ci sto, ci bazzico. Bazzico su YouTube perché mi va di farlo, perché mi diverto a giocare, giocherò fino alla morte, anche se sono già a un'età abbastanza avanzata e quindi, beh, avanzata no, però voglio dire, non sono più un ragazzino. Nonostante appunto non sono più un ragazzino, le mie motivazioni sono quelle di divertirmi. Non deve essere una cosa che mi stressa, tante volte per me, nel mio caso, è veramente difficile portare avanti il canale o fare dei video, perché comunque ho tantissime difficoltà oggettive da superare. Sto su YouTube, ripeto, perché mi va di farlo e finché mi andrà di farlo lo farò, e finché riuscirò magari a offrire intrattenimento, divertimento, far sorridere anche solo una persona, io sarò felice, e le mie motivazioni sono quelle ovviamente di farmi un sacco di soldi. Bene, siamo arrivati alla fine. Prima di scegliere chi taggare, perché la decima domanda è chi tagghi, non è chi caghi, è che l'audio magari vi inganna. Vi volevo far vedere una cosa che c'è qua, ragazzi. Guardate, guardate. Ah no, aspetta, dall'altra. Eccolo laggiù in fondo, se lo vedete veramente bene, il ponte tibetano. Vabbè, non è proprio un ponte della Madosca, però sicuramente deve essere una bella esperienza passarci sopra. Chi lo sa che magari un giorno ci vengo qua con i figli e mi faccio due risate, sperando di non cadere. Va bene ragazzi, chi tagghi? Decido di taggare di... Allora, chi tagghi? Molto bene, benissimo. Chi taggo? Taggo il mio carissimo amico Arsenio Lupin Tati HD. E poi volevo taggare lo zio Arian, che saluto tantissimo. Ciao, carissimo amico. E in più voglio taggare il carissimo White God Play and Share, il caprone bianco. Mi raccomando, ti tocca pure a te, fa questo video. Bene, che dire ragazzi, vi ho fatto vedere il ponte tibetano. Vi faccio vedere alle mie spalle il Clavier, eccola laggiù. Là dietro c'è la Francia, qui ci sono io. Noi ci vediamo al prossimo video. Statemi veramente bene. Ciao Rockers!